Salve a tutti, miei meravigliosi amici. Oggi insieme andremo a preparare il pane. Iniziamo con 400 grammi di farina 00. Aggiungere un cucchiaino raso di sale. Io ne ho aggiunto un pochino meno per non andare a creare del pane troppo salato. E così come abbiamo fatto per il lievito, andiamo delicatamente a mescolare.
lavoro. Aggiungo un po' di farina, perché adesso ovviamente ci servirà un po' di farina, altrimenti vi si attacca tutta alle mani. E vado in questo modo a staccarla dalla nostra ciotola. Vado a toglierla anche dalla forchetta, che ovviamente ha preso tutto il nostro impasto. Ora vado a lavorare per almeno 10 minuti. Più la lavorate e più andrete a creare un impasto soffice. Più la lavorate e più il nostro impasto lieviterà e sarà buonissimo, super buono. Come vi dicevo, in questa fase ci serve abbastanza farina, perché il nostro impasto la richiama e la chiede. Però è così che si fa. Io solitamente, oltre a impastarla in questo modo, verso la fine la sbatto anche sul marmo o comunque sul vostro piano di lavoro, sbattendola. Non so in realtà che effetti benefici possiamo avere, però ho sempre fatto così. Male non fa, almeno vi scaricate un pochino. Proseguiamo così, in questo modo, andando a stenderla con il palmo della nostra mano. E quando vedete che non ha più bisogno di farina, è perché è quasi pronta. Questo è l'effetto che otterrete dopo circa 10 minuti. Un impasto che si stacca molto facilmente dalle mani, come potete vedere, e che appunto non ha più bisogno di farina. Questo sono io contento del risultato. Adesso prendete la stessa ciotola di prima, io non la infarino perché non ce n'è bisogno, e la andate a far riposare con un canovaccio umido per almeno 40 minuti o fino al raddoppio del volume. Questo è il risultato. Io l'ho fatta lievitare per più di un'ora. Più la fate lievitare meglio è, ovvio. Non fatela stare 8 ore, ecco. A fine lievitazione avrete un impasto soffice, come potete vedere. Possiamo essere quasi dei gattini che lasciano le impronte nell'impasto. Adesso è il momento di toglierlo dalla nostra ciotola. Come vedete, non c'è bisogno di aggiungere farina sulla ciotola, perché tanto si andrà a staccare molto facilmente, come potete vedere. Dopo averla staccata, la andiamo a lavorare ancora per qualche minuto, e qui sì che ci servirà giusto un pugnetto di farina, nulla di più, appunto per, insomma, andare a lavorarla senza problemi. Preparo una teglia da forno. Io ho utilizzato la classica placca che viene già dentro al forno, rivestita con carta da forno, in modo tale da creare i nostri effettivi panini. Dopo averla lavorata per qualche minuto, siamo pronti a creare. La potete staccare sia con le mani, come ho fatto io, ma la potete staccare anche con il coltello, non c'è assolutamente problema. Il risultato sarà lo stesso,
cuocere e ancora più facili da mangiare. Li faccio lentamente passare sulle mani, giusto per creare, insomma, una forma carina. E dopo che ho ottenuto la forma desiderata, l'appoggio sulla mia placca da forno. E così per 9 volte. Come vedete, con questo impasto, se li fate bene o male di queste dimensioni, vi vengono fuori 9 pagnottine. Eccole qua. Come potete vedere, sono molto, molto, molto carine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso, con un coltellino piccolino, uno di quelli senza la lama seghettata, vado a creare dei piccoli, piccoli, piccoli solchi sopra il nostro pane, giusto per dargli una forma molto da panetteria. Io vado a creare 3 solchi sopra, ma se voi siete dei piccoli artisti potete anche creare delle forme molto più carine, molto più geometriche, ecco. Io mi fermo a 3 solchi e va più che bene. Dopo aver creato i nostri solchi, queste 9 meravigliose pagnottine andranno a lievitare per altri 20 minuti. Passato il tempo, questo sarà il risultato. Come vedete, la lievitazione è meravigliosa. Sono raddoppiati nuovamente. Belli, belli, belli. Più fate i solchi profondi e più ovviamente saranno visibili prima, durante e dopo la cottura. Adesso, prima di metterli in forno, io li vado a spennellare con un mix di olio e acqua. Alcuni ci mettono sopra un tuorlo per spennellare, per renderli belli dorati. Io però non avevo voglia di utilizzare un tuorlo e questa volta, ma così come anche tutte le altre volte che li ho fatti, utilizzo metà olio e metà acqua, che mescolati vanno a creare un impasto un pochino più delicato, un pochino più leggero. E vado a spennellare per bene tutti i nostri panini. Questi sono i nostri panini spennellati che vanno in forno ventilato 170 gradi per 40 minuti. Trascorso il tempo, questo è il meraviglioso risultato che avrete davanti ai vostri occhi. Guardate che meraviglia, delle pagnotte da fare invidia alle migliori panetterie d'Italia. Sono molto, molto, molto croccanti perché a me piacciono così. Se voi li volete un pochino più morbidi, basta tenerli in forno qualche minuto in meno, ma dentro saranno morbidissimi. Provateli, guardate come sono croccanti. Io vi ringrazio e non vi resta che assaggiare questa panetteria.